Poi mettiamo un poco cambiamo colore, facciamo colore, presentiamo qua, scrivete le vostre firme, cominciate a scrivere tutte le cose che abbiamo fatto a lei, che è Piero. Suonata, mi fai salire la signora Piero? E questa è la gravità, e allora noi dobbiamo trasformare il nostro mondo in c'era lui dietro di questo, e caricarono i ragazzi per dire fate questa rivoluzione. Loro ci hanno riconosciuto questo compito e ci hanno regalato questa cosa che a me mi emoziona, che è una gabbia che dice adesso siamo liberi, però con questa gabbia in mano hanno ammazzato più di 210 ragazzi, e qui c'è tutta la storia di tutti, di tutte le rivoluzioni, di tutte le varie cose. Con questi schermi touch è possibile vedere tutte queste cose qua. E poi dopo ci ritorniamo perché dovrei firmare il registro dopo 43 capi di Stato, sì. Con grandi cose particolarissime, per esempio il presidente Mubarak ha detto firma mia moglie, e la moglie non vuole firmare se prima non c'è il globo d'oro dell'Egitto, quindi si capisce anche la volgarità del potere anche in queste cose qui. E prossimamente verrà, è passata una settimana, quindi senza faramogli, esattamente, ha detto non voglio nessuno, voglio 4-5 persone, però che bello, detto che davanti venga. Che viene, perché qui c'è tutta la storia di padre, ci sono i suoi discorsi, per esempio dopo te lo farò vedere, sono emozioni forti che danno anche a loro. Quando io ero lì c'era il bicentenario di dalla madre e a tutta la famiglia e si vede la gioia delle suore che dicono questo. Qual è il nostro valore aggiunto? Che l'abbiamo girato grazie a lui, loro sono specialisti della radio, sei ad altissimo livello, lo hanno girato ad altissima definizione, quindi adesso è possibile nella sala rivedere quel momento come se stessimo lì nella chiesa. È così mille, quindi... Sì, ci siamo abbracciati, grazie. E lei che ha fatto il nome di... Ma come è venuta questa idea? Allora, questa idea nasce da lontano. Innanzitutto io ho questa chiesa lì, ho venduto tutto quello che avevo, ho iniziato questa avventura, con loro ci conosciamo da 30 anni, lei ha perso il marito, grande scultore, del quale riceverai adesso il totem come premio, e abbiamo fatto questa fondazione che oggi è qua tutti i paesi, è una cosa importante. E l'altra parte che poi ti chiederò di completamento, che l'Unione Europea ha creato una fondazione per il dialogo tra le culture, e all'inizio non voleva congregazioni religiose, ho detto no, io mi dimissiono, me ne vado, se non ho i salesiani, perché io sono salesiano. Quindi in questa fondazione, che si chiama Federazione Anna Mendita, con l'aiuto di Don Mario, perché Don Mario sta dietro, però lui è fortunatissimo, dove dice potranno essere membri fondatori anche quelli che si aggiungono dopo 2 anni, e le figlie di Maria Ausiliatrice ci devono essere, perché quando io ho chiesto per esempio a Suor Maria Pia oppure a eccetera, non si possono avere se non si partecipa a questa federazione, diciamo così. E le persone sì. Come contabile, nella mia testa pensavo che eravate un'unica cosa e un'unica... Ma è vero, per tanta gente è così. È così, quindi confesso. Allora, siamo in eccellente relazione in famiglia, no? E allora eravamo in convegno con Don Mario, parlavamo in francese, e ho detto convinto. Dunque c'è da sapere. No, un ragazzo, quindi adesso c'è un ragazzo con un presidio. La congiunzione tra Murano 1512 e il Moce ce l'ha dato la Tani, ci hanno dato parecchi concerti, perché c'è il percorso del capolavoro della luce, tutte queste cose che hanno fatto anche in altri. Questo lo dichiarava unico al mondo patrimonio nazionale dell'umanità. Quando è? 2 anni fa. Adesso vedrà la direttrice Lina Bokova che dirà in francese, quindi non lo leggerà. Questa era la mia moglie che adesso mi protegge da questo. Purtroppo in giovane età ci ha lasciato. Come si chiama? Rita. Lei continua a comprare. Qui per esempio c'è l'Algeria, dove c'è stata tutta la storia dell'Algeria. I primi disegni originali di Bukowski quando negli Algeri.
ci sono dei libri come l'Onomastico Arabico che sono rarissimi, Sandi al-Bazzà, grammatica tradizionalista, l'unico di Muhammad Ziyad, arabi maestro di Abu Dallah, c'è tutta la storia. Sono 26 volumi che teniamo chiusi a chiave. Certo, questo pezzo. Questi non sono così. Sono volumi. Mi ha fatto storica. Della fondazione fino adesso, poi passiamo alla cappella. Poi vorremmo passare. Che cosa succede? Cambiano i colori e quindi si comincia dalla natività. Da questo qua 1412, un venditore di baccalà di Tingera. Questo ce la dà nel museo di San Martino. Baccalà, no, tutto a mano con i peperoncini, con le cose, eccetera. Questi invece ma come sono... avete fatto dicono che è un vulcano, ecco, che è il Vesuvio. Qui invece sono stati in Argentina. Brava sorella. Attenzione alla testa. Eccolo. Questo qua gira ed è tutto scavato con la natività che sta... dalla città di questo invece viene dal Benin, dall'Africa, questo è stato fatto dai ragazzi ciechi, e chi viene può vedere tutta la storia del presepe, tanto del presepe, ovviamente del presepe. C'era il sindaco della città di Lecce che dice c'ho il presepe di Cursi, che è un blocco di pietra di 6 tonnellate, vorrei regalartelo ma tu non puoi prendere, era detto, mandalo qua. Ho rotto il tetto, con la gru l'abbiamo posato, ci sta qua il presepe. Non c'è nessuno. Che Dio mi aiuta. Non c'è nessuno. Non c'è nessuno. Non c'è nessuno. Sfinge che è la quarta più importante, perché la Sfinge di Rosetta è la prima Sfinge che non ha più i geroglifici ma comincia ad avere e si va su internet, loro si possono rivedere, si sono in tutto il mondo, quindi è un grande segno. Tony, vieni qua, ecco qua, quindi questa qui è questa Sfinge di Rosetta che pesa 900 kg, un blocco di granito, anche qui c'è una pietra dall'Egitto. Sì. La filosofia del museo qual è? Niente è protetto, questo stava protetto in vetri antiproiettili, noi abbiamo liberato tutto, anche giù c'è un'antica moschea, una sinagoga. Blindati dalla vita, se anche questi oggetti, invece i ragazzini che vengono mi fai toccare la spina, ma tocca, non si può toccare. Questi schermi li trovi così bassi, perché qui vengono i ragazzi delle elementari, qui si spengono tutte le luci, resta solo, chiedo scusa un attimo. Ecco qua, si spengono tutte le luci, si accende solo questa, una musica fortissima, ci siamo nel regno di Tutankhamen Nefertiti, cominciamo il viaggio nell'antica Egitto e loro interagendo con tutti gli schermi e le cose possono vedere quello che vogliono. E allora vengono le scuole. Però vogliono vedere e devono vivere questa cosa. Quindi anche per esempio sono venuti dei gruppi da vari paesi, anche una sorella è venuta da Foggia, non mi ricordo, stava qua prima con un gruppo, 10 minuti, no, sono rimasti poi 5 ore. Quindi, perché devono capire l'anima che ci sta qua dentro. Questo è un edificio che fu distrutto dalla guerra, questo per esempio è un arazzo fatto nel Basso Egitto che ci regalò la signora Mubarak, la moglie del presidente quando è venuta qui, e l'hanno fatto delle donne che erano state condannate a morte, quindi come ricordo avevano fatto questo. Lei aveva una sensibilità, il marito completamente regrettato, si dice. Continua la giornata intera. Comunque, questi ragazzini che piangono e dicono ci hai restituito la vita perché abbiamo capito quali sono le cose belle del mondo. E questo è il cuore della carica di andare avanti. Questo è cultura. Non camminare su questo tappeto. No, su questo no, sì. Si le domande.
che è il diretto discendente di Maometto, degli Ismalawiti, come sono la maggioranza nel mondo, di darci un pezzo della cab, della tela che ricopriva la tomba di Maometto, che è quella lì, dove lui in oro zecchino ha scritto Allah al-Bahar, Nahar Minash al-Bahar, Mutawassir, Tari, Kalanima, Talla, Baralla. Allah è il nostro Dio, noi siamo tutti suoi figli e dobbiamo crescere nella carità, nella misericordia e nella fratellanza. Questi sono i tre principi dell'Islam condivisibili praticamente. Ricevuto questo riconoscimento, il re del Marocco, che mi deve molto, poi un giorno ti dirò perché, ci ha regalato questo antico mirab con un marabù, che è la terza reliquia più importante dei santi musulmani. Ci ha fatto regalare dalla moschea di Rabat 1212, che fu allargata, una broderie di Rabat. Hanno ricamato questa terza in 10 anni, se qualcuno viene qui e ha fatto un lavoro, certo sì, ma anche questa protetta, al Museo di Rabat, noi invece consentiamo che si tocchi. Quella è la porta della moschea di Agadir, le mani di queste che sono qui impresse sono tutte donne rante scritte a mano, ce l'ha data l'Arabia Saudita. Bisogna fare attenzione, bisogna che ci sia sempre la temperatura 18 gradi, quando si siede deve sentire la voce di Dio dietro alle spalle, quindi questo microfono deve fischiare vicino al microfono. Che cosa accade quando si fa questo percorso, che poi sarò felice di farvelo vedere, che noi prepariamo 18 gradi, l'incenso, eccetera, tutte le musiche, ci colleghiamo ogni venerdì col Cairo, con quegli altoparlanti, per cui Napoli diventa 20 minuti una città musulmana. Che cosa accade? Quando si recitano queste versette, adesso con tutta, chiedo scusa a questo abuso, ma se si fa così, questa è la sciura della misericordia, si accende la luce della misericordia ed esce una percentuale di quell'incenso. Invece, questa è la fratellanza, si spegne questa e si accende quella della fratellanza. Allora tutto questo che sembra solo francescani di Terra Santa, quando lui ha recitato per 20 minuti, lui l'ha seguito in arabo, alla fine gli ha preso la mano e ha fatto Padre nostro che sei nei cieli, cioè quindi per la prima volta un musulmano ha recitato il Padre nostro, e questo è successo. Questo è successo. Dopo un secondo. Questo è scritto in qualche cosa. Sì, è scritto, ma si vede il video. Ah, non so. Quindi neanche io. E questo è il vero luogo della esperienza, perché non c'è lo sfioramento della profondità dei altri, non abbiamo messo un asciutto e questo costruisce la e sono felice che tutto questo è vostro adesso. Andiamo. Adesso possiamo andare nella via andiamo nella devora la religione. Ovviamente noi le prendiamo perché sono un'età della stupida era e prendiamo poi invece già i liceali più grandi. Sì, sì. Qui a Napoli, a Torino. Io sono di Torino. Sì. Volevo fare una proposta, siccome tra 10 minuti dovrebbe piovere, okay. È perché ho visto il vento, ma io lo sento. No. Se facciamo la foto ricorda adesso, siamo sicuri che c'è il sole. Ma facciamo la foto? Vabbè, meraviglioso, sta sole. Mille in questa federazione fondata da Salesiano, anche voi con la missione fondata. Sì, sì. Siamo stati al Ministero di Economia di Salesiano, Deve no, pregare il grigio di Don Bosco. Se ci mettiamo sotto il foto. Era nella napoletana, che era una buona bocca. Guarda, una sul gradino. Ci siete? Grazie. Siete tutti? Okay. Va bene. Martino, San Martino. Mosè di San Martino. Vieni. Non c'è l'altro. Molto bene.
Grazie.